Buonasera, buonasera ragazzuoli, benvenuti in una nuova puntata dello Zio Horde. Ah, stanco e scocciato, ma riesco sempre ad andare avanti, soprattutto per chi va sempre in live. Allora, prima di iniziare, un aggiornamento veloce per chi sta in live, soprattutto stasera, che c'è molta gente simpatica oltre al sottoscritto. Allora, chi abbiamo? Prima di tutto, un aggiornamento soprattutto per gli appassionati di Twitch. Anche il canale di Twitch sta naturalmente trasmettendo una live in diretta. Poi abbiamo la nostra bella Stefania che sta giocando a GTA Online 5 con le seguenti mod e con i suoi compagni e amici. Poi abbiamo il nostro bello Milo su Twitch che gioca a Diablo 3. La nostra bella Karim che insieme al suo compagno di avventura stanno facendo una chiacchierata e allo stesso tempo anche una partita della maratona di sabato. Questa è l'operazione King. Non ci siamo, non ci siamo, moglie. Lo vedo da. È bravo. Poi il nostro emo che passione che porta sempre il retro games. Il nostro Rebor che gioca a League of Legends. La nostra Kat, stessa cosa con League of Legends. Il nostro Yeye con League of Legends. La nostra bella Amanda che sta chiacchierando un po' prima di iniziare una bella partita game. Poi abbiamo la nostra bella Shade ludica che porta Silent Hill. È appena entrata in live anche la nostra bella Amy Gray che a quanto pare stasera farà una live speciale, soprattutto con la modalità coop. Chissà con chi. Ah, insieme al suo compagno nonché mod Any Channel. Bene. Ecco. Anche il GameStop stasera stanno trasmettendo le ultime novità. Ok, ragazzi, ma facciamo un'altra missione speciale, che sarebbe quella di acciuffare la piaga che si trova qui. La plaga si sta preparando per fuggire dal paese con suo fratello. Non deve succedere. Uccidetelo prima che se ne vada. Bene, diamo la caccia ed estirpiamo la plaga. E poi, dopo la plaga, si tocca alla caccia di una nuova missione. Che penso. Allora, vediamo un po'. Qui ho fatto. Qui pure ho completato tutta la cruz. Qui ho fatto il generale. Penso che farò questa qua dopo. È il mago. Dobbiamo fare bella pulizia, man mano. Uso la moto. Vi raggiungo. I nostri ghost daranno via all'operazione Stirpia o la plaga. Il drone è partito. Ho un altro bersaglio. Mi sposto in posizione. Bersaglio acquisito, in attesa. Bersaglio KO.
Bene. Abbiamo eliminato le prime sentinelle. Andate, ci vediamo dopo. È una missione che deve filare tutto liscio. Ecco la sua casa. La plaga sta cercando di scappare. Uccidiamolo ora, così non dovremmo farlo dopo. Velocemente, ma senza fretta. Quel veicolo all'antifurto. Vedo due sicari dentro l'azienda. Marco un bersaglio, è vicino a quel civile. Ecco il bersaglio numero 5. Un bersaglio. Soldato del cartello, lì dentro l'azienda. Ok, mi muovo. Mi serve una traiettoria. Un attimo, vado in posizione. Roger, bersaglio acquisito. Sono dei civili vicini. Controllate i bersagli prima di sparare. Ok, bersaglio marcato. Non ho una linea di tiro. Bersaglio a terra. Stai indietro, ti obbligheranno a farlo. Merda, hanno trovato un corpo. Che cazzo è? Fumo di erba? Sembra più del crack. Dite quel che volete di La Plaga, ma lui sì che sa come dare una festa d'addio. Ho una linea di tiro. Ingaggio. Granata! Occhio! Granata! Granata! Trova un riparo, cazzo! Vedo la plaga, facciamolo fuori. Ho trovato una galleria. Un secondo. Il loro tenente sta scappando.
lasciamo scappare, intesi? Il tunnel sta finendo, la plaga non può più scappare. Se inizia a piovere piombo, uccidiamolo alla prima occasione. Mannaggia. Ok, mozza, rianimatemi e facciamo strage. Resisti, sto arrivando. Merda, ci è mancato poco. Terra, ripeto, la plaga è morto. È solo questione di tempo prima che il muro si accorga che suo fratello è sparito. Speriamo di potergli dare la notizia di persona. Ecco qua. Abbiamo anche eliminato la plaga. E abbiamo sbloccato. Il cappello della plaga. Bene, abbiamo concluso un altro obiettivo. Ora ci tocca un altro modo per stabilizzare la situazione. Abbiamo eliminato un boss secondario. Ok, comincia tutto a raccogliere informazioni. Allacciate le cinture. Vi diranno che la Santa Muerte è una religione. Posito, che possiamo potenziare intanto? Drone. Agitata. Ok. Preparazione fisica.
Andiamo. Morbosa e pericolosa. Io dico che la moralità ordinaria è per i bambini e i semplici. L'attrazione verso la morte è da sempre uno dei più grandi tabù. E i tabù sono fatti per essere infranti. Perché ci confidiamo durante le feste? Perché facciamo festa? Benissimo, ci dobbiamo infiltrare in una base dell'Illuminati. Per la precisione, un avamposto. Attivo il drone. Qui c'è un generatore. Occhio, c'è un allarme in funzione. Ci sono dei pannelli luminosi. Cecchino, in cima alla torre. Ehi, un soldato dell'Unidad. Accanto alla pila di pneumatici. Un pezzo. Beccato. Come sta? Come si sente? Lo vedo male. E sono tre. Non arriveranno altri rinforzi in volo. Abbiamo finito con gli allarmi. Indietro, indietro! Raggiungo la posizione. Che fu? Che run? Ho il bersaglio. No, non voglio nada. Però siga la lente. Cazzo, ingaggio. Tutto ok, tutto ok. Joe, ti stai facendo scoprire. Lo quedaría por una cheve. Non fu nada. È un bersaglio con mitra. Indietro prima che ti scoprano. Parla di un incontro tra l'agente di Elcido e i tenenti del Santa Blanca. Non sappiamo dove si tiene l'incontro, ma... Un momento. Abbiamo l'indirizzo dell'hotel dove passerà la notte l'assistente dell'agente. Assistente dell'agente? I palloni gonfiati dello spettacolo vogliono un entourage. Mi fa sentire importanti. Sì, ok. Troviamo l'assistente. Forse ci condurrà al suo capo. Uah. La medaglia del cartello qui. Se me la prendo posso spezzare il cuore a un criminale. Ecco qua. Allora. Io sto qua. Non credo che si lamenteranno se prendo in prestito una loro macchina. Ok, tutto fatto. Porca vacca. Vedo
un soldato dell'Unidad nel bunker. A una marca, per una sola notte, il Cido si esibirà dal vivo. Ci sono, andiamo. God Boliviano. In questo concerto esclusivo il Cido canterà tutti i suoi successi, solo per i membri del Santo Panca e i loro ospiti. Tenete d'occhio la pagina di La Plaga per sapere come vincere i biglietti. Ci vediamo a Pachangon Boliviano. Ho una linea di tiro, ingaggio. Si esibiranno dal vivo a una marca solo per una notte. E in apertura l'uomo in nero del Santa Blanca, la stella emergente dell'hip hop internazionale, Sheira. Visitate la pagina ufficiale di La Plaga per acquistare i biglietti. Pachangon Boliviano. Vedo un secondo bersaglio. Esposto in posizione. Fammi trovare una buona posizione. Bersaglio marcato. Bersaglio acquisito. Bersaglio a terra. Adesso che sblocco ancora questo non posso tirare questo. Io arrivo subito. Ingaggio. Cecchino. Ecco qua. Granata, occhio! Elicottero, a terra. Uomo a terra, qui. Cecchino, al riparo! Elicottero, giù, giù!
Te la caverai. È morto. Ecco qua. Non ascoltare. Non ascoltare. Se potessi. Veniva da vicino al quartier generale. Rapido e indolore. Elicottero, a terra. Qui c'è la posizione di un riconoscimento che il cartello vuole dare a uno che ha ucciso dei ribelli. Elicottero in arrivo. Fermati, ti scopriranno. Un attimo, guido io. Cazzo, cazzo. Attacco il nemico. Bersaglio abbattuto. Guardate, una cassa d'armi.
Ottimo, tornerà utile. Va di riaccendere una stazione radio ribelle? Qui ho le coordinate di una stazione spenta. Fanno un po'. In volo. Secondo me io faccio prima se recupero un elicottero. Un sacco di luce a interruttori quassù. Ok, andiamo. Avviso i ribelli così se lo vengono a prendere. Bel lavoro, squadra. La prossima volta se la facciano da soli.
spesa. Mamma mia che sono, ragazzi, che ora sono, stamattina sono andato a lavorare presto per finire una cosa, mamma mia. I cattivi reagiscono allo scoppio. Ingaggio. Porca. Chiama il cardenale. Che razza di nome è? Cosa cadi? Roba religiosa o strozzate simili? No. Escuchami, Elcino. Sono la guida spirituale di El Sueño e del cartello del Santa Blanca. Per l'amor del cielo, sono stato io a battezzarti nel Santa Blanca. Ah, mi pare di ricordarmelo. Bene. Ti contatto per coordinare il messaggio che diffonderai quando verrai qui in Bolivia. Ehi, senti, con tutto il rispetto per la Santa Muerte e il resto, ma io non ho un messaggio. Voglio solo che la gente si diverta. Ci siamo capiti? Stai venendo in Bolivia per sollevare il morale degli uomini del cartello. Il che implica anche diffondere la fede della Santa Muerte. Non voglio tenere discorsi, ma... vediamo, posso cambiare un po' la scaletta, suonare prevalentemente corrido che nominano la Santa Muerte. Non chiedo altro. Quanto pare anche il nostro bel deal di Digital Dog è appena entrato in live, insieme a, soprattutto al gruppo Element Game. Comunque cerco di finire un po' presto questa missione e me ne vado a dormire perché sono stanco. Ho fatto questa live proprio per rilassarmi ancora un altro pochino. Mamma mia, faccio paura quando sbaglio, ragazzi.
vado. Un'antenna in meno, alla seconda, subito. Non mollare, abbiamo usato metà del tempo per trovare l'antenna. Uccisione confermata. Qui abbiamo finito. Bella, certo che questi tizi sono degli incapaci. Posizioni dei ribelli. Una bolla di carico di un aereo di rifornimento del cartello. Sembra pronto a partire. Ai ribelli tornerebbe utile quella roba. Che ne dici, capo? Rubiamo un aereo? Andiamo. Possiamo andare? Oh my God.
che devo fare te. Beh ragazzi, interrompo qui perché ho bisogno di andare a dormire. Vi ringrazio chi è passato. Riprenderemo con le prossime missioni probabilmente a domani. Vi auguro a tutti una buona notte. Notte a tutti.